Africa nel cuore. Non potevano scegliere titolo migliore gli organizzatori del ciclo di incontri dedicato al continente più affascinante e più povero del mondo. Fondazione Zanetti ha voluto puntare i riflettori su storie passate e vicende presenti di un'Africa spesso dimenticata, non raccontata, coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni. Si cerca di sviluppare e di far capire ai ragazzi realtà diverse. Diverse, molto spesso drammatiche, attraverso testimonianze, attraverso documentari, immagini. E la storia che raccontiamo oggi è una storia particolare, una storia, un esempio importantissimo di abnegazione, di altruismo, di solidarietà e di amore verso gli altri. La storia è quella del genocidio in Ruanda, l'inferno che si è scatenato il 6 aprile 1994. In 100 giorni più di 1 milione di morti, massacri e violenze di ogni genere. E in quei giorni in Ruanda si trovava Pier Antonio Costa, alle spalle una famiglia di emigrati, imprenditore e console italiano a Kigali. In quei giorni non c'era tempo per riflettere. Il Ruanda appartiene a tutti. Quello che ho fatto, non l'ho fatto cercando il martirio, non l'ho fatto cercando l'eroismo, ho fatto prima di tutto il mio dovere. Ci sono state due cose diverse. In un primo tempo ho agito come console, era mio dovere. Il lavoro principale di un console normalmente è di proteggere i propri connazionali e questo era il mio dovere quando è scoppiata quel mattatoio che è scoppiato in Ruanda. E poi progressivamente, da una parte cercando di proteggere i miei beni, d'altra parte agendo e vedendo come sapevo agire in situazioni difficili, mi sono reso conto che potevo fare qualcosa. Ed è stata veramente la conseguenza del mio primo arrivo all'orfelinato di Nyanza, quando ho avuto questo mare di bambini attorno a me con la paura negli occhi, che ho deciso di cercare di far qualcosa per loro. Ecco le due posizioni e le due ragioni. A livello politico era la follia pura e semplice di una. Non so come si possa spiegare. Si esce da un ragionamento logico, da un'istruzione, da un'educazione civile per entrare in delle. Come si può dire, dei fattori veramente inumani. Mesi a spostarsi tra Ruanda e Burundi, di altruismo, di coraggio, a volte unito alla follia, cercando di salvare più vite possibili. Costa, in quei 100 giorni, salvò 600 bambini dell'orfanotrofio di Nyanza e 750 nel campo Croce Rossa di Butare, oltre ad altre 500 persone nei vari villaggi. La sua storia è raccontata nel libro di Luciano Scalettari, La lista del console. Sono molte però le storie che rimangono nella penna, come in questi giorni la carestia nel Corno d'Africa, ma le responsabilità sono varie. Ma è un po' un circolo vizioso. Innanzitutto la prima responsabilità è di direttori, perché giornalisti è una categoria fatta con delle gerarchie e c'è chi deve decidere cosa va in pagina e costoro sono sicuramente i primi responsabili.
giornalisti che hanno voglia, che si impegnano e che rischiano anche per raccontare le situazioni di crisi del pianeta, ce ne sono tanti, ma spesso non trovano nessun giornale che ospiti le loro cronache, i loro servizi. E poi, terza cosa, sicuramente c'è anche una scarsa sensibilità da parte del lettore italiano agli esteri, che un po' è dovuta al fatto che poco gli si racconta, un po' per ragioni anche storiche, leggiamo poco e leggiamo soprattutto quello che ci capita sotto casa, siamo poco attenti, poco curiosi. Sono convinto che questa cosa cambierà e deve cambiare, innanzitutto perché, come ormai vediamo, siamo sempre più una società multietnica e nel villaggio globale quello che succede in Corno d'Africa poi arriva da noi. La guerra in Libia porta dei profughi che arrivano in Italia, quindi non è più, è veramente ottuso, un atteggiamento ottuso quello di chiudersi nel proprio territorio e non guardare, non alzare la testa, guardare quello che succede fuori dai confini, perché poi quello che accade fuori dai confini arriva sotto casa. Dal libro Alessandro Rocca ha realizzato un documentario che viene mostrato ai ragazzi durante le conferenze. Sono rimasto colpitissimo dal libro di Luciano Scalettari, La lista del console. L'ho letto credo in un viaggio aereo tutto d'un fiato. E poi secondo me è una di quelle storie che vanno raccontate in tutti i modi possibili. Quindi c'era il libro, io faccio documentari, ma secondo me va fatta anche una fiction, va raccontata, una storia che bisogna divulgare il più possibile, perché sono quelle storie che forse ci possono insegnare delle cose. Ho fatto il mio dovere come console, prima, e dopo ho fatto il mio dovere verso me stesso, verso la mia coscienza. Insieme a Pier Antonio Costa abbiamo incontrato anche Padre Eros Borile, nominato il 2 ottobre scorso giusto tra le nazioni. Padre Eros, in quei tremendi giorni, gestiva proprio il centro minori di Nianza. Di ricordi ne ho tanti, però non potrò mai dimenticare quel primo maggio, che era domenica tra l'altro, quando nel pomeriggio, verso forse le 15 del pomeriggio, ho visto questa persona che si avanza verso di noi con il passo sicuro e che arriva, mi abbraccia commosso e mi dice: bravo, bravo, sei qui. Ecco, il console Costa per noi nella memoria come la presenza amica e solidale che ci ha portato soccorso in quel momento difficile. Io veramente lo ringrazio sempre con tutto il cuore. Quei 1000 bambini che abbiamo potuto salvare nell'orfanotrofio di Nianza, ecco, sono stati custoditi da noi, ma sono stati protetti da lui, sono stati aiutati da lui, perché effettivamente forse senza di lui non ce l'avremmo fatta. Paragonato allo Schindler che salvò centinaia di ebrei dallo sterminio nazista, Pier Antonio Costa ancora si commuove pensando a quei momenti. La strada Kigali Butare non mi piace farla. È vero, la strada Kigali-Butare porta in sé anche degli altri luoghi, porta in sé dei ricordi atroci che riappaiono quando si percorre. E a Padre Eros, che ancora opera in Ruanda, chiediamo quale sia la situazione del paese 17 anni dopo il massacro tra Hutu e Tutsi. È quella di un paese che cerca una via di rinascita. Ecco, il genocidio ha lasciato una traccia profonda nella coscienza, nella memoria e anche nella vita delle persone. Ogni famiglia ruandese conta qualche morto. Per cui è un paese, il Ruanda, che ha bisogno di rinascere, e la via della riconciliazione è il porto al quale si cerca di arrivare, di giungere. Ecco, ci sono molti problemi, ci sono molte difficoltà, ma c'è anche la speranza che il Ruanda ce la faccia. Non si sente speciale, non si sente un eroe, e quando ripercorre le sue azioni gli rimane ancora il rammarico di non aver salvato qualche vita in più, ma spera che la sua storia possa far riflettere. Ci sono cose che devono essere dette
perché forse non servono a niente per il momento, anzi spero che non servano a niente per il momento, ma forse un giorno porteranno a delle prese di coscienza che saranno forse utili. Quelli che ho preso con me sono tutti usciti. Per la prima volta in vita mia ho visto una massa di bambini con la paura negli occhi. È stato per me una delle ragioni per le quali ho continuato a venire in seguito e abbiamo cercato di salvare un massimo di bambini, perché per la prima volta in Africa ho visto dei bambini pieni di paura.